Salve a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nella decima parte del Wolfrog di I Am Alive. Sono Stefano di Games Paradise, breve riassunto della nona parte. Allora, versione napoletana, scherzo. Nona parte dove abbiamo, dove siamo arrivati all'appartamento di Henry e Henry stesso ci ha dato da fare una nuova cosa. Cioè ci ha dato da, ci dice di andare a trovare una radio, un trasmettitore di radio. Quindi partiamo subito, abbiamo ottenuto anche l'arco da caccia, che però non penso che ne farò uso in questa parte. Poi chiaramente dico un sacco di stronzate, comunque il gameplay è in live. Dobbiamo sbrigarci qui perché, ecco, come potete vedere, qui si spreca non solo la fatica ma anche tutto il resto. La mappa è stata aggiornata, allora noi dobbiamo arrivare qui. Il giro che dovremo fare è, diciamo che non è semplice. Penso che troveremo nella strada anche qualcosa, spero, per tornare in vita, perché se non moriamo. Bisogna andare di qua, per esempio. Quindi io direi di sbrigarci e andare con tanto power via di qui. Ecco, anche perché, Cristo di Dio, andiamo. Ecco, hai trovato una lattina di soda. Ecco, la userò subito. Solamente una per il momento, ma un attimo, scusatemi, ma questa parte è veramente molto complicata. Perché? Perché voi vedete qualcosa e soprattutto sapete dove dovete andare? Beh, no. Comunque penso di chiaramente aver capito tranquilli. Allora, questo perché voi lo sapete che io gioco insieme a voi, quindi. Ok, non lo fate. Qui ci abbiamo trovato un'altra lettera di soda. Usiamola. Ecco qua. Tutta una parte in cui si usa la lattina di soda, diciamo così. Ecco, andiamo avanti. Oh cazzo. Prendiamo anche l'acqua. Ok, veloci, saliamo su. Questa parte me la ricordo questo, c'era il treno. Ce l'ho fatta. Qui, come potete vedere, recuperiamo tutta la resistenza. Siamo sopra lo strato di polvere. Vi ricordate questo treno lì che possiamo andare col rampino? Sì, ve lo ricordate, dai. Solo che questa volta, ecco, come potete vedere, dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi andiamo. Yes. Davvero, ragazzi, questo è un gioco che mi ha preso e chiaramente lo faccio insieme a voi perché mi diverto tantissimo anche a fare le parti. Stavo pensando decisamente, dopo la nona parte, ho detto, ma non era meglio se lo facevo col joystick, il gamepad. Poi ho detto, boh, no, era meglio con la tastiera, ho detto. Ok, oddio, mappa aggiornata. Ecco. Ok. Sì, ci ha dato questa panoramica, veramente ho capito dove devo andare, lì, penso. Ragazzi, da questa decima parte diciamo che mi sono un po' più chiarito le idee, perché veramente la città l'abbiamo vista tutta, quindi vediamo un po' infatti se qui ci sono qualche tubo. Sì, eccolo qua, decisamente. Ecco, come sono fatto la coglionata del giorno. Saliamo su. Oh, e qui siamo già sopra lo strato di polvere. Ok. Dobbiamo trovare, ecco. Dobbiamo andare qui. Alla nave. Allora, prendi la trasmittente nella sala comandi. Dobbiamo entrare quindi in questa nave. Come potete vedere, qui abbiamo, ecco, abbiamo la mappa di tutta questa nave con il trasmittente che chiaramente si trova alla fine. Ecco, sta andando nella parte, da parte sbagliata, quindi io direi chiaramente di seguire il nostro obiettivo. Allora, ragazzi, questa sicuramente è la parte più difficile del Wolfrog, perché ci sono
davvero persone che... Ecco, vedi? No problem. Eccolo. Sì. Morto. E uccidiamo anche quest'altro. Ecco fatto, sempre con il corpo a corpo. Bene, abbiamo ucciso questi due stronzi. Vediamo qui che c'è. Ok, ho trovato un antidolorifico. Vediamo se usandolo recuperiamo. Beh, tutta la vita, ma per ora diciamo che non ci serve, ecco. La cosa promette bene, appena arrivati subito ci volevano ammazzare comunque. Allora io direi di controllare un po' andando qui. Magari era pericoloso. Ecco qua. Andiamo qua sotto. Che cosa c'è qua sotto? Ah, figo, ci si può andare. Madonna, ragazzi, mi piace tanto questo concetto di andare per qui. Put your sneak in, I'll find you sooner or later. No. What the hell you think you do? Hold up, hold up! Ecco qua. Schianta, baby! Non c'è nessun altro che ti serve il culo adesso. Benissimo. Oh, per ora le cose sono andate abbastanza bene, diciamo. Ecco un kit di pronto soccorso. Che fortuna, direi. Porta inapribile. Vabbè, direi che qui da ragazzi, da lottare ci sarà abbastanza. Mo. Carte del gioco. Ecco, ho trovato un altro antidolorifico. Questa cosa che ci siano tanti antidolorifici non è una cosa che preannuncia bene. Perché? Perché vuol dire che probabilmente ci saranno molti nemici, quindi cazzo, ecco. Ma vediamo se da qui posso andare. No, allora andiamo sotto, non c'è problema. Vedete, sto già avendo le idee più chiare. Questa parte chiaramente non l'ho giocata, non fate più strane idee. Oh Cristo. Oh my god. Andiamo piano. Oddio. Questo gioco non so se fa paura o... Ok, andiamo di qua. Ok. Quindi dobbiamo andare di là. Vedete, il gioco mette delle cose che non sapete dove dovete andare, certamente, però. Eccoli là. Ecco fatto. Nel fuoco. E quest'altro lo abbattiamo così. Pistola scarica, ma in realtà ci sono due colpi. Prendiamo subito, ecco, l'antidolorifico. Tutti li ho presi, ragazzi. Un colpo mi ha quasi seccato. Meno male che poi comunque è morto. Loro sono... Ah, sono innocenti, niente da fare. Non volevo uccidere anche quelli, tranquilli. Strano che comunque questi non abbiano niente. Ma noi tanto siamo a posto, non c'è quello, non è quello il problema. Andiamo avanti passando da questa porta, sì, dai. Scala. Oh Cristo di Dio, signori, guardate. Bellissimo. A parte la grafica di questo gioco, questa conversione, un po', diciamoci la verità, un po' fatta la cazzo, però. Eccoci, risaliti. Un altro piano della nave. Oh Cristo. Questo nemico è corazzato. Premi MSQ per la mira di precisione. Mira i punti deboli dei nemici corazzati per ucciderli. L'ho ucciso. Meno male. Hai trovato un'armatura. Ecco, l'armatura ti protegge dai proiettili e dalle armi bianche, ma verrà danneggiata da ogni colpo subito. Quindi adesso siamo dei boss con l'armatura. Eccolo qua. Vedete?
Bene. Quindi adesso siamo, diciamo, onnipotenti. Anche se non ho più colpi. Ah, cacchio. Non ho più colpi. Comunque vediamo se... Ah, no, no, no. La carne è molto utile, ragazzi. Non le voglio utilizzare. La carne è forse l'oggetto più... più raro. Che cacchio mi ha visto? Eh? Ma chi? Ma chi? Ah, lassù. Ok, cambio arma. Controlliamo che non ci siano nemici. Oddio! Ecco. Cristo. Siamo morti. Siamo morti. Ricominciamo da qui. Ok, quindi ora ho capito più che altro dove sta il problema. Bisogna stare attenti qua. Ecco. No, ho sbagliato target. Scusatemi un'altra volta, scusatemi. E ho mirato a quello che non aveva la pistola, invece ho ammazzato. Ho ammazzato quell'altro. Piano piano. Siamo qui che c'è la pistola. Guardate. Sacchi! Hai visto che boss? Sparata nel culo. Recuperati due proiettili per la pistola. E in più abbiamo ammazzato tutti. Quindi scusatemi per prima per le due morti, ma davvero bisogna, come dice il gioco, chiaramente bisogna capire quando è il momento giusto di fare una cosa. E poi quello mi sa che mi aveva sparato proprio bene, perché sennò non mi chiappava così. Altro punto in cui si può salire. Io consiglio però comunque, vediamo, no, consiglio nel senso, vediamo andando avanti se c'è qualcosa di utile. E come potete vedere, no, non c'è niente, perché bisogna andare su. Quindi seguiamo il gioco, diciamo, ecco. Andiamo su, andiamo su. Nei giochi è molto ricorrente la cosa delle navi. Anche Francesco sta su Stacking. C'è andato, ma lasciamo perdere il Wolfrog di Francesco, perché praticamente siamo arrivati e l'abbiamo trovata. Scusate, sbagliato. Vediamo anche cosa ci dicono. Eccolo là. Andrew will be glad to get this. Now let's get out of here. Ok, ragazzi. Abbiamo preso il trasmittente radio, dobbiamo tornare. L'obiettivo è quello di tornare all'appartamento di Henry. Quindi dobbiamo fare tutta la strada a ritroso per tornare nell'appartamento suo così. Ah! Ci aspettano comunque nuovi nemici, come potete vedere. Diciamo, ammazziamoli questi. Qua. Buttato giù. Questo qua lo ammazziamo. Sì. È morto. Bene, ragazzi. Con queste due morti si conclude quindi questa decima parte del Wolfrog di I Am Alive. Io vi aspetto chiaramente festanti per l'undicesima parte, dove vedremo di riportare il trasmittente radio da Henry. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo alla undicesima parte. Ciao a tutti!